Gianluca Fabbi è il responsabile della programmazione di Radio Cusano Campus. Com'è nata la radio? Radio Cusano ha iniziato a trasmettere l'8 settembre 2014. C'era un gruppo, il gruppo che ancora trasmette, va in onda, me compreso, che avevo il compito, insomma, di coordinare il palinsesto. Io ho sempre fatto, diciamo, questo di lavoro, cioè lo speaker radiofonico, conduttore di programmi giornalistici. Ho navigato, diciamo così, nell'emittenza locale. E poi l'approdo a Radio Manà Manà, mi ha fatto conoscere l'editore di Radio Manà Manà, che era l'amministratore delegato dell'Università Niccolò Cusano, Stefano Bandecchi. Da lì l'idea dell'amministratore delegato Stefano Bandecchi di trasformare Radio Manà Manà nella radio ufficiale della sua università, Radio Cusano Campus. Chi sono gli operatori di Radio Cusano Campus? Sono tutti professionisti del giornalismo radiofonico, poi possono provenire dalla TV, dalla carta stampata, però tutti avevano fatto un percorso importante di conduzione di giornalismo radiofonico. E perché la scelta editoriale dell'università è stata quella di fare una radio universitaria che fosse però realizzata da dei professionisti e che, con l'aiuto dei professionisti, coinvolgesse studenti, docenti, ricercatori della nostra università, della Cusano, e anche ovviamente di tutte le altre università che vengono coinvolti nei nostri programmi. Come sono coinvolti gli studenti? O ci danno loro delle idee per delle rubriche da fare in radio, oppure se hanno delle storie da raccontarci, delle testimonianze, delle cose di cui loro sono protagonisti, sia in ambito accademico che in ambito della loro vita privata, dello sport, vengono qui, ce la segnalano e ce la raccontano. Hanno anche degli spazi autogestiti, però diciamo, sono sempre accompagnati e seguiti dai conduttori radiofonici. Poi piano piano, quando cominceranno, insomma, ad avere la capacità magari di gestire anche proprio una propria trasmissione, faranno anche quello.